Ci crediate o no, cari amici che seguite queste lezioni della parola musicale, voi in rete e voi che siete qui presenti, vi ringrazio di essere così generosi del vostro tempo con un caldo del genere, perché questo libeccio di oggi ci sta mettendo tutti a dura prova, anche l'indefesso dottor Marinelli mi sa che oggi sente caldo. Ma è cielo colmo di sabbia, come si vede. Non pensiamo a questo, perché l'argomento oggi è ameno, anche se la musica, come avete sentito, è estremamente drammatica. Si tratta di parlare di un personaggio fenomenale della storia europea, Lord Byron, George Gordon Byron, sesto duca di Byron, 65esimo della sua dinastia. Stiamo parlando di una famiglia di origine normanna che si era insediata in Inghilterra nel secolo XI e nel 1600 acquisirà il titolo di baronetto, di Lord, da quel momento con diritto di sedere alla Camera dei Lord. E c'è da dire che Byron la prese molto seriamente il suo insediamento, tanto che i suoi unici interventi furono a favore degli indiziati, degli accusati di luddismo. Stiamo parlando della rivoluzione industriale inglese, sapete, gli operai distruggevano le macchine perché erano i loro nemici, il governo li condannava e invece Lord Byron in qualche modo si adoperò a loro favore, quindi diciamo un laburista forse. Nei tempi nostri potrebbe essere stato un laborista. Talmente poco simpatico comunque ai suoi colleghi nobili inglesi che quando morì 36enne, Byron ha condiviso con Bellini, con Raffaello, con Mozart, quello che si dice la benevolenza degli dèi, morire giovane, mettetevi d'accordo, io avrei preferito che campassero un po' più. Ma quando ci fu il funerale da Lord, accompagnarono il feretro 47 carrozze listate a lutto ma vuote. Queste erano le opinioni, quello che i suoi amici Lord pensavano di lui. Mandarono le carrozze senza nessuno dentro, in segno di non condivisione della vita e delle vicende di Byron. Perché parliamo di Byron? Perché questo straordinario personaggio ha passato più tempo forse in Italia che non nella sua patria, anzi sicuramente ha passato più tempo in Italia che non nella sua patria. A noi umbri ci interessa perché nel suo Childe Harold, quello che potremmo definire il suo capolavoro, ci sono delle descrizioni bellissime dell'Umbria, delle fonti del Clitunno, della cascata delle Marmore e del lago Trasimeno, questo avvenuto in occasione del suo rientro da Roma 1817, sappiamo quasi per certo la data di soggiorno a Tuoro, 24-25 aprile 1817, e sapete dove? In un edificio che ancora esiste, che si chiama Piano Le Case. Era una rimessa di viveri, creata nel 1467, mi sembra che mi abbiano detto gli eruditi locali, per approvvigionare di merci l'isola maggiore. Naturalmente la riva era molto più avanti, oggi il lago si è arretrato. Nel 1516 Papa Pio V
sancì con un suo atto giuridico che quello sarebbe stato il deposito merci dell'arsenale, del porto di Tuoro, perché Tuoro aveva un porto, non è quello di oggi, non è la punta dove oggi c'è turismo, ma era qualcosa di più arretrato. E appunto, se voi siete in cima al Rondò di Tuoro e abbassate lo sguardo verso sinistra, si vede questa grande casa con i contrafforti esterni rosa, perché è stato acquisito dal comune, e lì Lord Byron ha dormito perché era in fondo la locanda dei passeggeri, perché l'altra sarebbe quasi al confine col Granducato. C'è ancora oggi, quando si sale con l'automobile verso Monte Gualandro, c'è un altro proprio sede di hospes, cioè di passaggio. Ci sono infatti i portici per far dormire i viandanti che non avevano i soldi per la camera, e lì avveniva anche il cambio dei cavalli. È lì che Dumas padre è stato scortato dai gendarmi pontifici che lo avevano portato da Roma a Perugia. Tempi difficilissimi. Dumas viene ricevuto dal Papa, che gli regala pure la medaglietta dell'onorificenza pontificia, però lo fa arrestare e condurre fuori dei confini in quanto pericoloso giacobino, pericoloso pensatore. E gli dà due carabinieri che lo debbano scortare fino al confine granducale. Sarà così contento Dumas di questi due carabinieri che diventeranno quasi suoi amici, e quando si separeranno sarà una separazione tra fratelli quasi, forse anche per la generosità economica di Dumas, tutto raccontato da Dumas nella sua autobiografia. Byron non ha avuto bisogno di autobiografie perché lo ha raccontato nel Childe Harold, questo eccidio. Lui è venuto a Tuoro, sì, passava comunque lì, ma si è fermato in relazione ai suoi studi classici. Byron aveva studiato a Cambridge, al Trinity College, aveva una forte educazione umanistica, e il ricordo, come già molti viaggiatori dell'epoca, dell'eccidio del 217 a.C., la famosa battaglia del Trasimeno, che è stata un'operazione di tattica militare formidabile, e qualcuno dice di ingenuità dei romani. Si cerca di spiegare questa faccenda perché un uomo abile come un console Flaminio, un uomo esperto, sia cascato in una trappola del genere. Prima di tutto erano molto svegli i cartaginesi a organizzarla, ma era assolutamente strano la mentalità dei romani di quell'epoca concepire la guerra come un agguato. La guerra era un fatto sacrale che si faceva da schiera a schiera e vinceva chi massacrava di più. Non esisteva tattica, esisteva il senso dell'onore. Quindi Flaminio tutto avrebbe pensato, a meno che i cartaginesi avessero creato un accampamento fantasma e in realtà avessero disseminato lungo le creste delle colline tutti gli insubri, i celtici e tutti coloro che combattevano con i cartaginesi. Insomma, un fatto di sangue che per Byron diventa un fatto contemplativo. Nella sua poesia c'è questo urlo dei vincitori, dei vinti, dei combattenti, ma c'è poi la rasserenante visione, che in fondo è quella di oggi, di questi campi coperti di sangue che oggi sono fecondissimi campi arati. Qualcuno dice, lo credo, con tutta quella carne che si è mescolata alla terra. Comunque bisogna ringraziare la comunità montana del Trasimeno, qualche volta si critica, ma qualche volta si ringrazia, perché ha creato una bellissima passeggiata che io consiglio a tutti, perché è tutta in pianura, quindi è facilissima da percorrersi, che parte proprio dall'ingresso alla Punta Navaccia, dove si va a fare casino, rumore con la discoteca. Si prende invece la strada destra, quella parallela alla ferrovia, e c'è un percorso di quasi un'ora e mezzo che vi porta al Malpasso, dove sono quelle rocce, dove la tradizione, anche il plastico che vedete nel museo di Tuoro, vuole che venisse chiusa la tenaglia dei cartaginesi, ecco perché Malpasso. Una passeggiata bellissima, tra l'altro in mezzo a dei campi coltivatissimi, con dei pioppi che sembrano sono dell'epoca di Byron, se non precedenti. L'unico pericolo è i cinghiali, state attenti che la sera alle 7 escono e cominciano a guardarvi. Beh, voi guardateli perché non sono aggressivi, però insomma, non andategli incontro, fratello Sole, perché cinghiale è sempre un animale discutibile. Ecco, questa conversazione di oggi, che avrà per argomento la musica di Verdi, è molto utile per iniziare un percorso che io farò quest'estate, perché qualche volta l'estate bisogna rilassarsi, no?
che sarà proprio le opere musicali ispirate dalla poesia di Byron. Innanzitutto sono quasi tutte state scritte in Italia. Una in particolare mi fa piacere accennarvela, non ve la sviluppo, la faremo insieme perché qui avrò bisogno della carta, se la troverò, cioè il Manfred che Carmelo Bene recitò nel 1979 a Palermo con l'assistenza tecnica letteraria di Giorgio Manganelli, ne venne fuori qualcosa di fantastico. Le musiche del Manfred sono di Robert Schumann, un altro matto da legare, perché Byron non è che scherzasse. Una sua amante lo definì cattivo, vendicativo e collerico. E quando una donna ti cucina così, passa alla storia un giudizio del genere, cattivo, vendicativo e collerico. Però piaceva tanto, penso che sia stato uno sterminatore di donne, Lord Byron, perché faceva chic essere amanti di Lord Byron, anche se poi qualcuna rimaneva male, tipo Lady Blessington, che inseguì Byron fino a Pisa, come c'era finito a Pisa, poi ve lo racconto, per essere amata da lui. Ovviamente Byron aveva sempre in casa qualche altra donna, quindi era sempre un problema distribuirsi, ma alla fine scrisse un giudizio terrificante, tipo floscio, che non è proprio un complimento. Perché? Perché lei si immaginava un personaggio come quello dei suoi romanzi, e Byron era una persona normalissima che dava quel che poteva, era talmente generoso che aveva forse già dato e quindi non si è rivelato all'altezza. Quindi state attenti alle donne, perché quando fanno una memoria e poi passa nei libri va a finire la lezione dell'università per stranieri e sei fregato. Questo che vorrei suonarvi un secondo, eccolo. Che tre accordi, no? Tre accordi perentori. Poi un momento di panico. Thank you.
Questa musica non finisce qui, questa è l'ouverture del Manfred di Schumann, 1855, sono musiche di scena che accompagnano la recita di questo poemetto che era stato pensato proprio per il teatro, un teatro intimo, non un teatro di prosa, un teatro tra amici, un teatro da salotto culturale, di questa produzione di Byron che si chiama Manfred, 1817. Scritto in Svizzera durante il suo secondo Grand Tour con destinazione Italia, quando Lord Byron aveva rotto con l'ambiente letterario e politico della reggenza, perché aveva scritto delle poesie satiriche contro proprio l'establishment britannico dell'epoca, che non è che fosse tanto meglio di quello di oggi, a considerare come si sono comportati con i mundial, non sembra che abbiano fatto grandi passi in avanti, forse aveva ragione Byron, ma l'opinione pubblica gli si torce contro e quindi lui è costretto a lasciare l'Inghilterra. Definitivamente, ecco, lui sarà uno sciagurato pellegrino d'Europa, perché lui amava moltissimo la sua Inghilterra, ma capisce perfettamente che non può tornarci se non a costo di un esilio interno piuttosto pesante, magari doloroso. Ma c'era un altro motivo per cui Byron deve lasciare l'Inghilterra: il suo sciagurato e forsennato amore per la sorellastra. Non era la sorella, come dicono certe fonti, Augusta era per fortuna la sorellastra, era la figlia di primo letto di suo padre, che veniva chiamato il matto, come il nonno era chiamato il furioso. I Byron erano persone abbastanza espansive. Il nonno naufragò in Patagonia, pensate, quindi erano anche avventurieri, e il babbo si è suicidato per debiti dopo aver sposato una donna di 60 anni più giovane di lui in seconde nozze. Ovviamente, ecco, la sorellastra era nata dalle prime nozze e la seconda moglie, che era imparentata con gli Stuart, sarà la mamma di Lord Byron, il quale aveva veramente molti quarti di sangue nobile, in Inghilterra conta moltissimo. Questo scandalo ovviamente viene utilizzato dai suoi nemici per stigmatizzarlo anche più, di qui la necessità di andarsene, come fanno tanti, come hanno fatto tanti personaggi, penso a Liszt, come Madame d'Agoult, che per lo scandalo di questa relazione extraconiugale dovette lasciare Parigi per fuggire ovviamente dove? In Italia. Il Manfred nasce nella fase svizzera, quando si passava per il Grand Tour, si passava in Svizzera e poi si scendeva in Italia. In un posto suggestivo, la Jungfrau, la giovane vergine, la montagna più bella delle Alpi Bernesi, una specie di bernoccolo altissimo con sotto le acque del lago di Thun, uno spettacolo incomparabile, ma lì Byron concepisce, vi ripeto, era un teatro da camera, non per il teatro di prosa, per il teatro di intimi, un testo che è uno dei testi più violenti dell'Ottocento romantico, ecco perché Carmelo Bene lo scelse per farci le sue voci, perché Manfred è un nobile ovviamente inglese che cerca la morte nella Jungfrau, cerca di buttarsi dal precipizio dopo aver invocato gli spiriti, sette spiriti, perché lui è anche un po' mago. Cosa chiede da questi sette spiriti? L'oblio, cioè chiede di essere ucciso da loro, da questi spiriti, i quali gli rispondono che essendo lui anche mago deve capire che gli spiriti non possono uccidere nessuno perché sono già fuori della vita, quindi se si vuole uccidere deve farlo da solo, cosa che sta per fare Manfred alla fine del primo atto. Lo salva un cacciatore di camosci, vedete che i camosci servono a qualcosa, cacciatore di camosci che lo porta nella sua capanna, lo salva. Arriva anche un pio eremita, perché se non c'è il pio eremita, scusate, che peccatore sei, che cerca di capire l'angoscia, il dramma di quest'uomo, che cerca l'annullamento. Non bastano le preghiere, tanto più che Manfred non è cattolico. E c'è da parte di Manfred un'ulteriore richiesta agli spiriti, la invocazione di Ahriman, il dio di tutti gli dèi. Per chi è gnostico, sapete che Ahriman è il dio del male per eccellenza. Ahriman risponde: cosa vuoi? L'oblio, non posso neanch'io, te lo devi dare da solo, ti posso solo dare l'oggetto della tua colpa, l'immagine della donna che è morta per te, Astaret, che poi sarebbe Astaret, la dea dei Fenici, era la cultura classica, no? Era Venere dei Fenici. Questa Astaret compare sotto sembianze di ombra a Manfred
gli dice in poche parole cosa vuoi, perché mi vieni a scocciare. Sai benissimo che la tua colpa è senza perdono. Io sono tua sorella, lo sai. Ecco, vedete come sta scontando la sua colpa con la sorellastra, Byron, non solo non nascondendosi dietro il mito, ma dichiarando chiaramente qual è la sua colpa. Ha amato la sorella, la sorellastra. A questo punto Manfred ha il buon gusto di suicidarsi da solo, finalmente, e Carmelo Bene poteva riposarsi dopo aver esasperato le sue voci. Io immagino cosa avrà fatto Carmelo Bene con le voci dei sette spiriti, le modulazioni che avrà usato per spirito dell'aria, spirito dell'acqua, della terra e così via. Io credo che questo accordo sia proprio la evocazione degli spiriti, perché dopo ricomincia questo tormento di Byron che cerca l'oblio. Allora, questo lo faremo la prossima volta quando mi sarò munito del testo di Carmelo Bene, perché la riduzione di Carmelo Bene sul poemetto è molto saggia, perché il poemetto si legge come un poemetto ottocentesco, cioè con un sacco di pazienza. Noi per fortuna lo leggiamo in versi liberi, ma ai tempi di Byron si leggeva in versi ritmati, perché Byron scriveva in metro poetico inglese. Mi pare che usasse la frase a 10 scansioni, una cosa molto particolare. E voglio invece ricordarvi che i suoi passaggi in Italia, a Ferrara per esempio, ci sarà la contemplazione della prigione di Tasso e ci sarà un altro poema, Tasso, Lamento e Trionfo, che sarà assimilato da Franz Liszt, che ne fa un poema sinfonico, ve lo suonerò e vi reciterò, non da Carmelo Bene, ma il testo di Tasso, Lamento e Trionfo, intercalandolo con la musica. Ecco, un mucchio di cose sta uscendo da Byron, perché c'è l'opera di Donizetti, Marin Faliero, una delle tragedie veneziane di Byron, c'è il Corsaro di Giuseppe Verdi, che è uno dei racconti turcheschi sempre di Byron, e ancora Byron, autore di quello che adesso comincio un po' a suonarvi, la tragedia veneziana I due Foscari. Questa è una delle opere più cupe di Verdi, 1844, Teatro Argentina. Quindi con il problema anche di mettersi d'accordo con la censura pontificia, perché Foscari è un doge, ma comunque un capo di Stato, quindi la censura stava molto attenta. Non si parla di religione, per fortuna, Byron non ne parla mai perché lui era un riformato anglicano, però farà una cosa molto strana: una delle sue figlie, con i tanti matrimoni, Allegra, la metterà in un convento cattolico a Bagnacavallo, vicino Ravenna, perché avesse un'educazione cattolica, cosa molto strana. Ma insomma, questa bambina ha avuto il buon gusto di morire, quindi non sappiamo come sia finita. Mi dispiace per lei, ma un altro crudele esperimento di un padre che programma una figlia, in questo caso un figlio. Di padre e figlio si tratta nei Due Foscari. Voi sapete che Verdi non ha avuto figli, quantomeno ufficialmente, siamo certi che ne ha avuti almeno due extra matrimonio con la Giuseppina Strepponi, dati in affidamento. Chi ha osato fare indagini sul caso si è visto tagliare le gomme dell'automobile e ha capito che era meglio lasciare perdere, perché Verdi non si tocca. Qualcuno, pensate, solo uno studioso americano può farlo. Proporre il DNA di tutti gli abitanti di Busseto per vedere chi appartiene alla famiglia Spuria. Ora, ovviamente non l'ha voluto fare nessuno, questo è ovvio, no? Perché gli antenati non si toccano. Quindi Verdi, che non ha avuto ufficialmente figli, ha proprio questo senso di utilizzare la sua drammaturgia per il rapporto padri-figli. La Traviata cosa è se non una gigantesca lotta tra una non figlia, perché Traviata è figlia di nessuno, quindi è libera, e un padre che non è padre, ma si impone come padre, e nel momento in cui la povera Violetta accetta la figura paterna, viene annientata e, come sapete, muore. Quindi il contrasto con il padre è sempre mortale, anche se il padre vuole aiutarti, come in questo caso, ma non può aiutarti perché le leggi di Venezia sono superiori a ogni rapporto paterno. Vorrei che sentiste un attimo l'inizio di quest'opera. Questa era soltanto l'introduzione. Allora, sentite questa storia.
Questa non è certo la Venezia di Alberto Sordi, del Gondoliere, no? Non è la Venezia dei viaggiatori illuminati, di Monet, o neanche di Morte a Venezia, qualcosa di più cupo. Era il regime poliziesco che Byron capisce benissimo, perché anche lui veniva da una civiltà piuttosto poliziesca, quella inglese. Quindi capiva cos'era questa finta democrazia della Repubblica di Venezia, dove erano tutti uguali, ma qualcuno era un pochino più uguale, cioè le famiglie nobili, gli altri erano zero. E tra le famiglie nobili vigeva anche lo spionaggio politico. Nessuno di famiglie nobili doveva essere più degli altri, altrimenti le altre famiglie, il famoso consiglio segreto dei 10, si coalizzavano per annientare chiunque volesse in qualche modo fare una politica personale. Non a caso Byron ha scelto due personaggi emblematici della storia veneziana, perché sono personaggi veri, poi Marin Faliero, di cui parleremo, 1300 prima, 1300, l'unico doge decapitato a Venezia, decapitato per congiura. Ora, se considerate che Marin Faliero era un ottantenne, che cosa volete congiurare a 80 anni? Per quando? Per quanto? Per che cosa? Non c'aveva neanche figli Marin Faliero. Lo hanno decapitato con l'accusa di tradimento. Infatti, se andate nella sala del Maggior Consiglio, che è poco più grande di questa in fondo, ci sono tutte le testine dei dogi, no? Sull'architravi, e in fondo a sinistra ce n'è una sola oscurata dal blu, tipo la nero blu, insomma. Non c'è più la faccina, l'hanno oscurata. Hic Marin Faliero, traditore della patria, capite? L'hanno anche occultato, sono tutte immagini fantastiche, ma hanno occultato l'immagine del doge che hanno decapitato, un vecchio di 80 anni, sulla Scala dei Giganti, che è lo stesso luogo dove il doge, in questo caso Francesco Foscari, rimetterà la sua corona dogale, spezzerà l'anello di doge e muore di infarto, come è successo al figlio pochi, due atti prima. Riferendomi a Byron, l'opera di Verdi è diversa. Oggi noi faremo solo la prima parte dell'opera di Verdi, perché è un'opera lunga, complessa, e mi sto documentando, quindi sono in attesa di un testo che mi chiarisca certe cose. Per esempio, come mai Verdi ha fatto 4 versioni di un'opera che poi ha dimenticato lui stesso? Ne ha fatte 4, come se non fosse soddisfatto. Forse non era un'opera brillante, ma è una delle opere più oscure di tutto il teatro. Questa è la dannazione dei registi: non c'è una scena tra prigione e palazzo ducale dove ci sia una luminosità tipicamente di luce veneziana. La luce entra solo attraverso le finestre delle prigioni. Quindi come fate le luci sia nel Marin Faliero che in questo I Due Foscari? I Due Foscari sono Francesco e il suo figlio Jacopo, unico figlio sopravvissuto alla peste del 1300 e non mi ricordo quanto, 1388 mi sembra, Francesco Foscari, e 1454, perché in mezzo c'è la caduta di Costantinopoli che viene imputata a lui. La peste gli ha portato via 3 figli maschi, delle figlie femmine se ne frega nessuno, erano 6 figlie femmine, ma non vengono mai pensate neanche nella tragedia di Byron. Jacopo è l'unico figlio rimasto superstite dalla peste. Ma c'è un problema. Francesco Foscari è un doge che ha un po' brigato per arrivare al trono ducale, ma ci è rimasto 34 anni, che non è uno scherzo, 34 anni è un'era geologica. In questi 34 anni Foscari ha ingrandito la terraferma veneziana. Se i veneziani portarono il Leone di San Marco fino a Bergamo, fino a Cremona, fino al Trentino meridionale, fino a tutto il Friuli, è merito delle guerre di espansione provocate dalla politica di Francesco Foscari. Il doge Morosini, morendo, sapeva che si stava puntando su Foscari, disse: guardate che noi veneziani dobbiamo arare solo il mare. Voi capite? Arare solo il mare, cioè la nostra ricchezza viene dal mare. Foscari vuole fare la politica di terraferma, cioè arare la terra. Qual era il motivo? Non era un motivo idealistico. Foscari si appoggiava al ceto dei nobili senza lavoro, quelli che non avevano le navi, per intenderci, non i Barnabotti, quelli erano proprio miserabili. Ma tanto per ricordarvi qualcosa che ci ricorda i tempi nostri, siccome Foscari, prima di diventare doge, era procuratore delle eredità, diciamo, di quelli che lasciavano soldi senza eredi, usò questi soldi per dotare
le figlie dei Barnabotti dei soldi necessari per sposarsi. Vi ricorda qualcosa? Cioè io ti do i soldi e tu mi dai i voti. Quindi si era creata una base elettorale di nobili spiantati che erano molto più numerosi dei nobili ricchi, attivi economicamente. Questo perché? Perché conquistando terraferma, i nobili spiantati avrebbero fatto i funzionari di terraferma. Se non c'era terraferma, che facevi? Niente, facevi quello che fa Goldoni sulle commedie, giochi a carte e ti travesti alle feste da ballo. Quindi questo ceto, potremmo dire impiegatizio, ma stiamo parlando sempre di nobili, del ceto patrizio, appoggiava molto Foscari, che alla fine arrivò al trono ducale, perché di trono si trattava, e lì cominciò a questa sua politica e contrasto contro i turchi, valendosi delle capacità dell'ammiraglio Pietro Loredan, sia in terraferma, utilizzando il Carmagnole, il famoso Carmagnole che poi finì sulla poesia di Manzoni. Gli è andata bene finché non si è sbattuto con il nostro Piccinino, capitano di Ventura. Siamo nei primi anni del 400, no? Piccinino gli ha detto una bella botta nella sua espansione verso Milano. Foscari approfittava del momento di passaggio tra i Visconti e gli Sforza per conquistare Milano. Se avesse conquistato Milano, l'Italia sarebbe stata diversa. Il Piccinino lo ha fermato, ed a quel momento la riva dell'Adda è stato il confine naturale tra la Repubblica Serenissima di Venezia e il Ducato di Milano. Tra l'altro, non si chiamava ancora Serenissima. Il primo ad assumere il titolo di Serenissimo d'oggi fu Francesco Foscari, che certo, insomma, esercitò la sua podestaria come si faceva in quei tempi, senza tanti mezzi termini. Ma attenzione alle magistrature veneziane, che sono pericolosissime, in particolare a questa che adesso sentite. Il coro in Verdi ci fa sentire la magistratura più pericolosa di tutta la storia italiana, che è stato il Consiglio dei Dieci a Venezia. Immaginate un coro che a bassa voce dice silenzio. Questa era la parola chiave della politica di Venezia, era silenzio. Non si parla di niente. Di qualunque cosa parli politico, arriva l'accusa, pubblica o privata, quella, le famose lettere anonime, e finisci o nei piombi o nelle carceri sotterranee, peggio ancora. Nei piombi è morta un sacco di gente, non sapremo mai quanta. Mistero, la seconda parola. Silenzio. Vegliamo giorno e notte. Thank you.
Siamo tutti raccolti, dicono questi 10. Il numero è pieno. E dov'è il doge? Ecco, mettendo a confronto il libretto di Francesco Maria Piave ha desunto il suo libretto dalla tragedia storica di Byron, ci sono delle differenze notevolissime. Per esempio, Byron non si metterebbe mai in testa da buon inglese di far cantare una magistratura intera, cioè i 10, come far cantare 10 componenti della Camera dei Lord. Quindi preferisce fare un dialogo fra i due cattivi dell'opera, che sono Loredano e Barbarigo. Perché Loredano? Perché Pietro Loredan era stato il capitano di mare che aveva fermato i turchi finché ha potuto, poi Maometto II ha conquistato Costantinopoli, ma nel frattempo la politica previdente di Foscari aveva fatto comprare da un despota greco la città di Salonicco, quindi comunque i veneziani si erano garantiti una base operativa a Salonicco. Foscari si occupava di terraferma, ma anche dei possedimenti di mare. Ma nel frattempo è successa una cosa: quando ci sarà il ballottaggio per diventare doge fra Loredan e Foscari, Foscari farà una cosa abilissima: dichiarerà che Loredan è più utile come capitano di mare che non come doge, perché è più bravo a fare militare di lui, che è soltanto un mercante, e quindi lo frega elegantemente. Gli dice: tu devi fare. Ogni tanto guardo i miei amici spettatori, c'è un bellissimo gruppo qui che ha cominciato a rifrequentare. Parlo con gli amici che stanno seguendo sulla rete. Quindi Loredan viene fregato per la sua bravura di militare, ma serba un rancore infinito. Avverrà che due congiunti, questa è la storia dei Loredan, muoiono improvvisamente, probabilmente si dirà avvelenati. Quindi Loredan, superstite questo, riterrà responsabile della loro morte il doge Foscari. È per questo che la sua politica sarà sempre ostile a Foscari, ma soprattutto aspetterà l'occasione giusta per nuocergli. L'occasione giusta è stata una stupidaggine di suo figlio Jacopo. Stiamo parlando comunque di un personaggio storico. Jacopo Foscari non era un militare, non era un politico, non era un mercante, era un giovane che si godeva la vita, forse un po' superficiale, incappa nei rigori della legge veneziana, tanto più che i 10 lo stanno aspettando. La prima mancanza viene esiliato. La seconda mancanza viene riesiliato, la terza viene esiliato per sempre e ci muore. La storia dice che morirà in esilio a Creta, in una prigione che sarebbe la Guantanamo dei veneziani, che era Canea. Capite? Quando noi diciamo che è sta Canea, non è che sono i cani che abbaiano. Canea era la prigione politica a Creta, dove di solito i condannati non uscivano vivi, e quindi Jacopo non uscirà vivo. Byron farà una cosa molto più elegante: fa morire Jacopo di infarto poco prima che l'esilio sia reso operativo. Quindi niente coro in Byron, mentre Verdi
abilissimo, come ha fatto già Donizetti nel Marinfaliero, di utilizzare il coro in quel caso di Congiurati. E adesso abbiamo la scena e la cavatina di Jacopo, che è un tenore. Non vi voglio leggere gli stenti versi di Francesco Maria Piave, ma eccolo qui. Jacopo Foscari viene fuori come un personaggio di un romanticismo assoluto. Questa sua colpa di tradimento, di leggerezza, una lettera che lui ha inviato a Visconti, il nemico di Venezia, ma non per chiedere soldi, per chiedergli, proprio idiozia però, se Visconti intervenisse presso suo padre Doge per alleviargli l'esilio. È chiaro, è una fiction letteraria, dobbiamo prenderla per quello che è. E questa lettera è stata intercettata dai Loredan, vi immaginate, diventa un atto di accusa di connivenza col nemico. Ecco l'aggravamento delle numeri di esilio. Ma guardate, qui Byron vuole dipingerlo come un giovane idealista che dice: mia bella, mia tutta, mia unica Venezia, questo sì che è respirare, la tua brezza, la tua adriatica brezza marina. Come mi carezza il viso, persino i venti li sento nati nelle mie vene, come se fossero nati con lui, no? E con la loro frescura le calmano. Quanto diverse le calde bufere delle orride cicladi che ululavano intorno alla mia prigione di Candia e mi facevano male al cuore. E qui c'è una guardia che interloquisce con lui, dice: beh, ma adesso avete tutto sommato un bel colore, no? Benché siate state in prigione tante volte. Dice: sì, ma io ero in una tomba veneziana, una prigione, e forse ci ritornerò. E di nuovo la citazione di Byron: così appaiono pure la terra, il cielo, l'azzurro dell'oceano, lo splendore della nostra città, delle sue cupole, l'allegria della sua piazza. Anche adesso il mormorio di varie nazioni giunge sin qui. Proprio qui, in queste stanze degli sconosciuti che ci governano e degli sconosciuti e innumerevoli giudicati e uccisi in silenzio. Qui Byron sottolinea molto questa faccenda dei scomparsi nelle prigioni veneziane o addirittura nell'acqua. Anche Marina, la moglie di Jacopo, che in realtà era una delle figlie di Foscari, mentre nell'opera non si chiama Marina. Voglio accennarvi a questo perché stiamo andando verso la fine di questi 50 minuti concessi dalla rete. Allora, Jacopo si esprime più o meno con le parole che avete sentito. Ovviamente le parole di Verdi sono più sintetiche. Thank you.
arriva un messaggero, cosa che non c'è ovviamente in Byron, sta arrivando il verdetto del consiglio. Questa è la cabaletta di Jacopo. Voi sentite? Tipico ritmo di cabaletta verdiano, quello che qualcuno dice non tarazumpa, ma attenzione, tarazumpa che carica enormemente di significato le parole. Qui stiamo parlando di un giovane che aspetta il suo destino. Come non concludere con la cavatina di Lucrezia, che sarebbe la Marina di Byron, cioè l'arrivo di questa donna. Questa figura di Lucrezia in Verdi e Marina in Byron è importantissimo, perché qui Verdi le conferisce un assoluto tono consolatorio, come è tipico della retorica della famiglia in Verdi. E Byron la famiglia non ce n'è avute tante, e poi immaginate il tipo di rispetto che Byron poteva avere per le donne, visto che ne collezionava quante ne voleva e ne poteva. Ma è un pragmatico inglese. Quindi c'è una cosa molto importante: la intelligenza politica di Marina, che si inserisce nel dibattito fra Loredan, l'accusatore di suo marito, il padre di suo marito, il suocero, che non fa niente per salvare suo figlio, ma il padre ha tutte le motivazioni, la legge veneziana è superiore agli affetti familiari, come Bruto nella storia romana con i suoi figli. È molto importante questa differenza, perché fa capire la mentalità di un inglese che conosce, apprezza la cultura italiana, ma non si fa incantare dalle seduzioni delle donne, perlomeno non quelle letterarie. Debbo tentarlo, dice Marina, tentare cioè di salvarlo, perché Memmo, uno dei patrizi a favore dei Foscari, ha detto: guarda, è ormai nelle mani dei 10, non puoi fare niente. E lei invece: debbo tentarlo. La disperazione sfida persino il dispotismo. C'è nel mio cuore ciò che si aprirebbe un varco fra nemici, con le lance in resta. E credete voi che alcuni carcerieri mi distoglieranno dal mio cammino? Lasciatemi dunque passare. Questo è il palazzo del Doge. Io sono la moglie del figlio del Doge, dell'innocente figlio
del Doge, ed essi udranno solo questo. E Membo dice, ma questo servirà solo ed esasperare i giudici. Marina, come Antigone, che cosa sono i giudici che si lasciano trasportare dalla collera? Quelli che fanno così sono degli assassini. Lasciatemi passare. E Marina esce. Questa è una donna di impeto assoluto. Verdi è costretto un po' a utilizzare le tecniche dell'epoca, come si considerava la donna, così, entra palpitante. Il coro femminile, le confidenti, in realtà è quello che ha detto Memmo: più ti agiti, più gli fai piacere. Qui il coro dice: resta, quel tuo pianto può soltanto accrescere la gioia dei tuoi nemici. Incredibile per Byron, una preghiera alla Vergine Maria. Questo a Verdi gli piace da morire, la preghiera alla Madonna. Quindi Marina prega la Vergine. Coro femminile. Utile al soprano che si è riposato e ricomincia i suoi vocalismi.
arriva un messo che dice, ci siamo arrivati, sì, è un messo che dice, è stata emanata la sentenza, esilio, di nuovo, ma tu potrai seguirlo, mentre prima non poteva. E lei, qui, dice, oh clemenza, si aggiunge lo scherno alla clemenza, mentre quando vi rileggerò quello che dice Marina in Byron, sono parole molto più forti, ecco, la donna per Byron nella tragedia è molto più sostanziale di quella di Verdi, ma Verdi sta facendo una storia tra padre e figlio, quindi la donna per lui, questo soprano, è estremamente marginale. Allora io ringrazio Michele Schippa che mi avverte che stiamo finendo il tempo, perché ecco, poi ha decretato Giove del 20 che bisogna finire, perché abbiamo dei tempi limitati con le riprese per la rete. Io ringrazio gli amici in rete, ringrazio Michele, sempre prezioso. Che ci mettiamo di immagini? Qualcosa ci mettiamo. E ringrazio tutti voi che siete stati presenti. Ci vediamo martedì prossimo alle 6. Grazie, arrivederci a tutti.